Salve a tutti gente e bentornati qui al nuovo episodio di Gabriel Knight. Dunque, nella scorsa parte abbiamo cominciato le nostre indagini e abbiamo cercato praticamente di scoprire un po' di più di qualcosa, ma sembra che tutte le porte per il momento siano chiuse. Dunque, adesso cominciamo ad andare avanti e a cercare di sistemare le cose. Siamo qui nella piazza di Monaco principalmente, stiamo guardando degli orologi. Guarda gli orologi. Orologi a cucù. Già, Gabri, entra. Magari più tardi. Ho altre cose in mente adesso. Perfetto. Dunque, allora, la prima cosa da fare è trovare il commissario e dare anche un'occhiata qua, perché queste sono delle riproduzioni vere di dove si trova la piazza. È la vera piazza questa. Sembra perennemente scocciato, mamma mia. Sembra quasi che mi stia guardando. Ma dai. Quello deve essere il famoso Glockenspiel di Monaco. E nient'altro, li hanno inseriti un pochettino per far dire qualcosa. Li hanno inseriti per contesto totale. E niente, dato che siamo qua e stiamo camminando all'interno... Ci sono un sacco di libri di Nietzsche e di Kant. Non capirei quel genere di roba neanche se fosse in inglese. Tipico scrittore fantastico. Allora, Gabriel ci sta sempre più sulle palle in questo momento. Oh, mamma mia. Che mi servono? Le ho prese. E va bene. Forse ora che... Ecco, ok, perfetto, mi ricordavo bene. Adesso che abbiamo fatto un giretto possiamo scrivere a Grace. È meglio che Grace sappia che lavora ad un nuovo caso. Esatto, esattamente. Dobbiamo informare Grace mandandogli una lettera. Perché le telefonate internazionali negli anni 90 costavano un pochettino e forse era meglio posta. Ecco. E internet non era poi così avanzato, quindi... Posta. Beh, ma come cacca? Tipo la lecca, tipo mucca. Va bene. Ok, Gabriel. Fai bravo, scrivi tutto. Perfetto. Abbiamo fatto tutto quello che ci serve. E questo cos'è? Chi dovrei chiamare? Già, bella domanda. Andiamo di qui. Forse c'era ancora qualcosa che potevo vedere. Non credo che gli Uber vorrebbero che entrassi nelle loro camere. Neanche noi lo vogliamo. Dun, 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 dun. Queste sono le poste, se non mi sbaglio. Ecco qua. Farei volentieri quattro chiacchiere, ma non parlo la loro lingua. Ecco qua, ecco qua. Erano lì dentro le poste, via le poste. Che cosa dovrei spedire? Cosa? Che cosa dovrei spedire? Coraggio, vai, vai a spedire le cose. Sarà meglio che mandi questa lettera a Grace. Sì, non è che devi fare sempre ste facce, perché devi spedire una lettera. Coraggio, su. E abbiamo spedito la lettera. Molto bene. Via dalle poste italiane. Sperando che non siano lente come le poste italiane, sia ben chiaro. Ecco. Allora, per il momento non ci andiamo qua, possiamo andare qui. Ritorniamo qua. Guardiamo qua un po' di dati sul lupo. Canis lupus lupus. Lupo europeo. Carino. Eccolo. Eccolo qui. Eccolo qua, il lavoratore dell'anno. Che deve fa? Parliamoci un attimo. Va dall'altra parte per parlare. Salve, mi scusi, parla inglese? Sì. Ah, oh, meno male. Ole. Posso farle qualche domanda? Yeah, va bene. Yeah. E perché lo fissi così? È inquietante. Mi parli di lei, i lupi scomparsi... Bah, perché non farci i cazzi suoi? Lavora qui da molto tempo, Thomas. Thomas. Quasi un anno, giorno più, giorno meno. Un anno?
Wow! Ho notato che si muoveva con molta cautela nel recinto. Gli animali selvatici le fanno paura, vero? I lupi sono molto pigri durante il giorno. Oh. E che cazzo di domanda di risposta è? Cos'era sta cosa, sto tic? Mi parli dei lupi. Questi lupi sono affascinanti, vero? Ho cercato con di la faccia del tipo uno, col cazzo che lo sono. Lo credo, c'è gente che ci prova tutto il giorno. C'è la possibilità di entrare nel recinto. Che stronzo. Vorrei vedere uno di quei lupi più da vicino, è per una specie di ricerca. Non si può. Nessuno entra nel recinto senza l'autorizzazione. Ah, perfetto. Già. Già. Beh, penso che fosse normale, no, caro, eh? Lupi scomparsi. Suppongo che fosse qui quando sono scappati i lupi. No, io non lavoro di notte. Ah, sono scappato. Ma deve essere stato qui il giorno dopo, giusto? Chissà che aria tesa c'era con la polizia e tutto il resto. Oh sì, quello è stato un giorno terribile. Beh, le mani a parlarmene? Parlare di cosa? Dio mio, che faccia! Come hanno fatto i lupi a uscire? Bella domanda. Lei sa dirmi come hanno fatto a scappare i lupi? Sa, il dottor Klingman dice che il cancello era aperto dopo il pasto notturno. Ah, perfetto. Lei cosa ne pensa? Il cancello è pesante, si chiude da solo. Forse qualcosa lo bloccava, magari un sasso, non lo so. Qualcuno li ha fatti fuggire? Ma sono felice di non esserci stato. Il ragazzo che lavora di notte è stato... Sì, insomma. Oddio. Oh... Licenziato. Ah beh sì, ovvio. E beh, dopo tutto quello che è successo direi di sì, è il minimo. Lasci scappare gli animali. Otto, c'ho una tigre in casa, vai. Cosa ne pensi del fatto che i lupi uccidono le persone? Allora, cosa ne pensa di questi omicidi? Spaventosi, vero? Beh beh. L'avrebbe mai detto che potevano fare una cosa simile? Beh sì, ovvio. No, non credo che sia possibile. Hilda e Parsifal si trovavano bene con me, come tutti gli altri lupi. A Hilda piaceva giocare. Era ancora così giovane. Ah. Davvero? Linda? Poveri lupi. Come ti sono sembrati i lupi? Come erano i due lupi che sono scappati dallo zoo? Non erano Hilda lupi, erano era carina. Sul petto aveva molti peli bianchi. E Parsifal era più grande, più grosso, soprattutto il torace. Aveva 5 o 6 anni circa. Era molto più scuro di Hilda. Scuro? Scuro come? Grigio scuro. Tutti e due erano grigi, come la maggior parte dei lupi. Hilda era chiara, ma invecchiando il pelo si scurisce. Ho capito. Interessante. Anche perché i nostri peli erano sul rossiccio, se avete notato. Ok. Ok, mi pare di lei. Vedo che porta un walkie-talkie con sé. Esatto. Sa, lo zoo è grande. Di solito chi è che le dà gli ordini attraverso quell'aggeggio? La cucina, a volte l'ufficio di igiene. Uh-huh. Per qualcosa di molto importante, Herr Dr. Klingman in persona mi dà gli ordini. Ah, ok, perfetto. Dottor Klingman. Mi parli di questo dottor Klingman? Chi è questo dottor Klingman di cui mi ha parlato? Herr Dr. Klingman si occupa del settore dei mammiferi. Oh! Quindi devo parlare con lui se voglio vedere i lupi esatto. da vicino. Può provarci, ma non le darà il permesso. Entrar non nuoce. Dove posso trovarlo? È nell'area dell'amministrazione. Esattamente. Adesso ci stiamo... sta diventando più chiaro, più chiaro. Ehi, grazie di tutto. Di nulla, si figuri. Che faccia strana che fa tipo... Questo è pazzo! Pazzo! Ok, andiamo di qua. Dobbiamo parlare ovviamente con il dottor Kidman se vogliamo vedere i lupi. Quindi, via! Via con le interviste. A differenza del primo, questo ha molti più dialoghi. Comenzi. Come potete notare. Buon. Kann ich Ihnen helfen? Temo che il mio tedesco non sia il massimo. Mi chiamo Gabriel Knight, sono uno scrittore americano. Ma quanti ce ne hai di quelli? Che posso fare per lei, Mr. Knight? Faccio delle ricerche per un nuovo libro. E ho sentito dire che lei è un esperto in materia. Mi può dedicare un momento? Oddio, c'è un lupo insanguinato dietro. Si accomodi, prego. Ma che brutto! Grazie. Ma cosa metti un lupo del genere nel tuo... Oh, signore. Io adoro i lupi, ragazzi. Mi piacciono un sacco, però non puoi mettermi un cane sanguinante qui nel tuo ufficio. Posso farle qualche domanda? Cosa stai guardando? Ma certo. Grazie. Non le spiace se registro, vero?
Perché dovrebbe? Esattamente. Che, ma per tutti che fanno sto coso, sto tic. Mi parli di lei. Allora lei è il responsabile dei mammiferi dello zoo? A quanto pare. Cosa bisogna fare per diventare come lei, Doc? Come cazzo? Non so che voi americani detestate i titoli, ma qui per la gente sono Herr Dr. Klingman. Herr Dr. Herr Dr. comunque può bastare. Ok. Mi scusi. Herr Dr. Klingman. Mi sono laureato all'Università di Heidelberg e mi occupo del comportamento animale. Ah. Affascinante. Mi pare di capire che le interessano i lupi in particolare. E beh. Sì, sono piuttosto famoso per le mie ricerche sui lupi. Direi che ha tappezzato tutto l'ufficio. Sarà stato terribile scoprire che due dei suoi sono scappati. Yeah, per me è stato un colpo piuttosto duro. Brutto, immagino. Mi sono strezzato le palle. Capito? Mi sono strezzato le palle a causa di tutto questo. Con quei maledetti poliziotti che volevano farmi chiudere questo posto. La ricerca. Che tipo di ricerche fa sui lupi, Herr Doctor? Studio il loro comportamento in società, qui e allo stato brado. Potrei essere zoofilo. E cosa mi può non dire? Credo che lo sia, però va bene così. Posso dirle che c'è una purezza in natura che all'animale uomo decisamente manca. Vale a dire? La vita, la riproduzione, la morte. Oddio. In natura non accade mai niente per caso, anche se talvolta non è piacevole, noi uomini lo abbiamo dimenticato. Lei pensa? Certo. Lei ha mai visto un leone maschio dire alla femmina: mi dispiace cara, ma sai, non me la sento di impegnarmi? Beh. La femmina scappa forse dalla tana lasciando i cuccioli al compagno solo per accoppiarsi con altri lupi. Le iene hanno forse bisogno dello psicanalista perché si sentono in colpa per quello che hanno fatto? Direi di no. Credo che abbia ragione. Iene dallo psicanalista, sarebbe fighissimo. Scusi, temo di avere un po' esagerato. Assolutamente no. Gli altri scienziati condividono le sue opinioni? Beh. Quasi mai. No. Ma fortunatamente ho trovato qualcuno che riesce a capirmi. Chi? Who is? I lupi, mi parli di questi lupi santoscranti. Ho parlato con uno dei suoi ragazzi, un... Ma... Certo, quei lupi dietro Gaibre si stanno... No, non c'è nessun Greg che lavora qui. Intende forse Thomas. Thomas, certo. Comunque è lui che mi ha detto di parlare con lei. Sa, mi chiedevo se potessi dare un'occhiata più da vicino ai lupi. Esatto. Per le mie ricerche. Temo che non sia una cosa possibile. Esattamente. Lo zoo non fa esaminare i lupi a nessuno. Esatto. Dobbiamo fare di tutto per proteggere la loro privacy. Accidenti. Tipo metterli in mostra e proteggere la loro privacy, capite? Ci tenevo così tanto. Ha molto senso come cosa, devo dire. Lupi scomparsi. Le dispiace se per un po' parliamo dei lupi scomparsi? Lo ritiene importante per il suo libro? Oh, vabbè, certo. Potrebbe essere un'idea. Vede, i lupi sono i protagonisti del mio nuovo romanzo. E quello che è successo è piuttosto insolito, non trova? Direi proprio di sì. Già. Molto bene. A essere sincero non ne so molto in merito, ma le dirò tutto quello che mi viene in mente. Va bene. Grazie, molto gentile. Da quanto tempo sono scomparsi i lupi? Ormai saranno trascorsi circa 2 mesi. Dio, da così tanto. Eh già. La polizia non ha ancora trovato le tracce. O i peli, per meglio dire. È strano. Mi creda, la sua opinione è condivisa da tutta la popolazione tedesca. Credi che i lupi dello zoo siano responsabili di quegli orrendi delitti? Non credo. Non credo che lo sia. Crede che i lupi dello zoo siano i responsabili di quei delitti? Non credo proprio. Questo deve essere ancora provato. Esatto. Se non sono stati loro, chi altro può essere stato? Un lupo mannaro. Lupi selvatici, forse? Sfortunatamente, gli esemplari di lupi selvatici sono pochi in Germania. Già. La maggior parte è stata uccisa dai cacciatori molti anni fa. La maggior parte? Ne sono rimasti alcuni sulle Alpi. Ma nelle vicinanze di città grandi come Monaco è piuttosto improbabile. Beh, direi di sì. Qualche altro suggerimento? Sono spiacente, ma temo di essere confuso tanto quanto lei, Mr. Knight. Quindi non si sa bene chi sia stato, non lo sa manco l'esperto. Molto bene. Tra l'altro è interessante notare come praticamente... Oh, scusatemi, ho perso il filo.
Vabbè, fa niente. Perché i lupi dovrebbero uccidere gli esseri umani? Perché li attaccano, Ma Gabriel? quello che non capisco è perché i lupi, beh, sempre ammesso che sia colpa loro, dovrebbero attaccare gli esseri umani. I lupi sono dei predatori. Esattamente. Gran parte dei carnivori potenzialmente sono cannibali, ammesso che abbiano fame e ne abbiano l'opportunità. Esatto. I lupi dello zoo sono cresciuti tra umani? Certo. E di conseguenza non hanno affatto paura di noi. Ah, ok. Ma suppongo sia così. Questo potrebbe... Come fa un lupo a scegliere le sue vittime? Dipende Con dal brontolio, immagino. Un lupo sceglie le sue vittime. Ha mai sentito del linguaggio della morte? No. No. Probabilmente sa che i lupi spesso scelgono come preda i giovani, i vecchi o i malati. Ah. Fino a poco tempo fa si credeva che fosse una specie di selezione naturale per la sopravvivenza del più forte. Ah. Ma ora alcuni di noi pensano che in effetti la cosa sia molto più complicata. Mm. Abbiamo osservato, ad esempio, i lupi mentre circondavano un alce malato. Non aveva più scampo, ma tuttavia si è alzata e con occhi minacciosi ha guardato i suoi killer. I lupi se ne sono andati. Oh. Oppure un toro in piena salute che è fuggito non appena avvertito la presenza dei lupi, rendendosi un bersaglio facile senza motivo. Beh, è sempre selezione naturale. I ricercatori credono che esista una specie di linguaggio primitivo. Mm. Sono la morte, dice il lupo. Sei pronto per la tua fine? E la vittima con le sue azioni risponde «Sì, sono pronto», oppure «No, non mi prenderai adesso». Che cosa accade se la preda non conosce il linguaggio della morte? Ciao. Questo è un bel problema, in particolare per i lupi. Vede, quando questi si imbattono in animali domestici che non conoscono le regole del gioco, si sentono confusi. Esattamente. Cominciano il massacro e non sanno più quando fermarsi. Ai ai ai. Ecco perché gli allevatori hanno cacciato i lupi fino a provocarne l'estinzione in molte parti del mondo. Per via delle pecore? Ah. Ma si dice che sia per questo? Chissà se è vera sta cosa. Questa è una cosa su cui bisognerebbe riflettere. Mm. Altro da chiedergli. Sì, il dottore ha una vera passione per i lupi. Già, l'avevamo notato tutti quanti. Dunque, ora direi di andarmene e andare a fare quello che dobbiamo fare per poter entrare in quel recinto. Grazie per l'aiuto, dottore. È stato un piacere. Che faccia da culo che ha questo personaggio. Come per dire, chi cazzo è quello che mi ha rotto le palle? Ma un altro psicopatico da merda. Ora. Dunque, non qua perché altrimenti è un casino. Torniamo qui. E facciamo questa cosa che dobbiamo fare per poter, ovviamente, andare avanti. Dunque. Siamo in casa, tiriamo fuori il nostro coso, ok. No, torna indietro, chiudi, non questo, ecco qua, questo qui. Quindi, Thomas Klingman, ecco, questo qua, vai, piastra A, play. Devo inserire un nastro prima. Ok. Mi parli di lei 1, la ricetta, i lupi scomparsi, da quanto tempo... Ok, dobbiamo praticamente creare un file audio, diciamo, che poi faremo sentire tramite, come cavolo si chiama, tramite il walkie-talkie del ragazzo per poterci far entrare. Vediamo. Allora... No, fai vedere, allora. Ho sbagliato, ecco perché devo mettere... Thomas? Sono... Herr Dr. Lightman. Ok. Fa esaminare i lupi a Mr. Knight. Thomas. Eccolo qua. Sono il dottor Klingman. Fa esaminare i lupi a Mr. Knight. Esattamente, perfetto. Ok, ce l'abbiamo. È perfettamente inutile ascoltare un nastro vuoto. Perfetto, chiudi. Perfetto, ce l'ho. Eccolo qua. E ora possiamo uscire adesso. Mamma mia, questo tic-tac, 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 tic-tac.
dobbiamo trovare un... Oh, lui non c'è, il tizio. Un walkie-talkie. Thomas ne aveva uno simile, se non sbaglio. Esattamente. Intanto controllerei un momento nel cappotto. Cos'è? Ok, dovremmo utilizzarlo. Prova a usarlo, prova. Non c'è nessuno, vai che non c'è nessuno. Forza, muoviti, datti una mossa, figliolo. Forza. Thomas. Yeah, Thomas, oddio. Passo. Ce la stiamo vicendo veramente? Sono il dottor Klingman. Fa esaminare i lupi a Mr. Knight. Eh già. E lui guarda come per dire. Yeah, ok, Herr Doctor. Lei è impazzito, dottore? Doctor? Oh. Oddio. Che cosa strana. Ai ai ai. Mr. Knight. Ai ai ai. Abbia pazienza, ma stavo per andarmene. Oh, non c'è problema. Tornerò un'altra volta. Ecco, magari. Esattamente. Buona fortuna per il suo lavoro. Si levi dal cazzo, sottointeso. Dopo di lei. Grazie. Grazie. Bene, ora possiamo proseguire alla ricerca e l'aiuto dei lupi. Molto bene, facciamo esaminare i lupi a... Salve, Mr. Knight. Mi hanno detto di farle esaminare i lupi. Esattamente. Davvero? Sarebbe fantastico. Cerchi di restare calmo e di camminare lentamente. Non amano molto gli estranei. D'accordo. Non toccheremo nessuno, non succederà niente e io adesso sento il casino proprio. Avverto proprio il casino abissale che sta per arrivare. Ah, io pensavo fosse quella cosa ringhiera là in fondo, invece no, a quanto pare. Lupetti, venite qui, via, su. Questo è un trucchetto che uso per farli venire da me. Loro lo adorano. Cos'è? Marguerite, vieni qui. Come al Herrnation. Cos'è quella roba che hai in mano? Marguerite. Schaumal va si shirab. Sembra spaventata. Na kommal her. Sembra un po' triste. Ah, è un po' da mangiare. Ehi, tesoro. Brava. Che strano, lei le piace. Sa com'è? Ci so fare con le donne. Battutona del cazzo. Tutti i lupi dello zoo ne hanno una. Per identificarlo, immagino. Cosa stiamo facendo? No, non lo faccia. La smetta immediatamente. È pericoloso. Per prendere i peli. Mi scusi. Sarà meglio andarcene. Che faccia che ha fatto. Però sembra tutto a posto. Oddio. Non toccate la mia donna. Non avrebbe dovuto accarezzarla, Mr. Knight. Sembrava così mansueta. Proprio come un cane. Un lupo, non è certo un cane, Mr. Knight. Mi dispiace, davvero. Ok. Beh, almeno non è successo niente. Sì, anche questo. Ha finito qui. Questo è l'importante. Ora? Sì, grazie. Metterò una buona parola per lei con il dottor Klingman. Già. Oh, wunderbar. Non lo fare. Non lo fare perché sennò lì. Questo proprio tipo per la serie ho perso il posto. Ebbene gente, e con questo direi che la finiamo qui per questa puntata. Dunque, nella prossima parte andremo a parlare finalmente a questo benedetto, santissimo e meravigliosissimo
tizio. E niente, se vi è piaciuta questa parte, lasciatemi un mi piace, un commento, e ci vediamo nel prossimo episodio di Gabriel Knight. Yo!